Ciao gente, visto che qualcheduno ha chiesto come viene fatto sto innesco simile all'Alabama, cose del genere, ve lo faccio vedere. Premetto subito che non è una cosa che faccio tutti i giorni, cioè l'uso veramente poco, perché è un po' un casotto gestirlo, si usa a breve distanze e a vista, però dà soddisfazione. Uso come esche le Flex, le RT Fork Flex della Molix, con un insert al suo interno. Come al solito queste esche sono bellissime, ma si fa una fatica a innescarle. Ok, e per dargli movimento un amino da finesse da drop delle dovute misure per l'esca, puntato in fronte, in mezzo agli occhi, così. Per semplificare l'innesco me le preparo prima e me le tengo da parte. Poi, per avere in modo che queste esche si muovano e non si vadano a ingarbugliare troppo, perché si ingarbugliano, uso un fluorocarbon del 40 con una buona rigidità, non un filo morbido, non usate fili nylon morbido, usate un fluorocarbon rigido, molto rigido, e vado ad annodare su una treccina, faccio un nodo sangue, si chiama, nodo sangue, ma un nodo di giunzione fluorocarbon treccia, in poche parole, quello che uso normalmente, però questa volta non lascio il filo di giunzione sotto, ma uso quello sopra. Mi deve rimanere così. Ok, questo qui lo sposto più su, mi taglio un altro spezzone di filo. Questa volta faccio il nodo in modo che ha due baffi equidistanti da entrambe le parti. E questa volta vado a fare il nodo di chiusura con la treccia, se no mi sfilerebbe sotto. Ora e vado a compattare tutto, nodo 1 e nodo 2. Taglio l'esubero della treccia. A questo punto ho un trittico dove attaccare le esche. Vado a legarle, le ho già innescate in modo che il peso dell'esca, dell'insert, mi aiuti a gestire il nodo. Mamma mia, aia.
il giochino è fatto. Ovviamente si ingarbuglieranno un po', si incroceranno un po', ma la rigidità del fluorocarbon aiuta a tenerle staccate fra di loro nell'acqua. Andiamo a provarle in vasca. Buon divertimento. Ciao gente.